Ladies and gentlemen, the President of the United States. C'è un personaggio storico che nell'Occidente cristiano è stato denigrato e poi esaltato come pochi altri. È Maometto, il profeta dell'Islam. San Giovanni Damasceno, teologo vissuto nel VII secolo, descrive l'Islam come un'eresia cristiana. Furono idolatri fin dall'epoca di Eraclio. Allora però comparve tra loro un falso profeta che elaborò una propria eresia dopo aver acquisito una conoscenza superficiale dell'Antico e del Nuovo Testamento. Nell'Europa medievale la popolarità del profeta raggiunge i suoi livelli più bassi. Basti leggere Dante che in una delle sue più celebri terzine lo descrive con il ventre squarciato soffrire le peggiori pene dell'inferno. Mentre che tutto in lui veder m'attacco, guardommi e con le mani s'aperse il petto, dicendo or vedi come io mi dilacco, vedi come storpiato è Maometto. Lutero lo accusa di aver falsato nel Corano il contenuto della Bibbia. Per altri è semplicemente un impostore. Un testo bizantino dice che addirittura Maometto soffriva di epilessia. Con l'illuminismo molti di questi pregiudizi cadono. Storici e filosofi parlano del profeta come di un grande legislatore. Per Voltaire era un eroe. Era sicuramente un grandissimo uomo che formò anche grandi uomini, conquistatore, monarca e sacerdote. Ebbe il ruolo più importante che si possa avere sulla terra, sotto gli occhi di tutta l'umanità. L'uomo che ha scosso così profondamente le coscienze dei filosofi occidentali, di tutti i cristiani e che continua a farlo tutt'oggi, era un semplice mercante arabo. Dopo aver conosciuto le ingiustizie della società e averne ripudiato la violenza, si era ritirato per meditare. In quel periodo di isolamento ascoltò la voce e la parola di Dio. Quella parola rivelata a tutta l'umanità attraverso il profeta è il Corano. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ascoltate, sono parole tra le più potenti nella storia dell'umanità. الحمد لله رب العالمين Rappresentano il motore che guida una delle religioni con il più veloce tasso di crescita nel mondo. مالك يوم Risuonano da 1400 anni, recitate da miliardi di voci. Sono le parole del libro sacro dell'Islam, il Corano. I musulmani ritengono che il Corano sia stato rivelato al profeta dell'Islam direttamente da Dio. Non è solo quello che Dio fece dire al profeta. E non è nemmeno la storia di un evento importante. È proprio il messaggio di Dio al mondo. Sfogliando il testo sacro, inizialmente si potrebbero notare delle somiglianze tra il Corano e le sacre scritture ebraiche e cristiane. Parlano tutte di un Dio onnipotente e in certi punti raccontano le stesse storie. Ma molti considerano il Corano un testo avvolto nel mistero. I suoi versi, da tempo ritenuti i più belli mai scritti in arabo, rappresentano un labirinto linguistico, più poesia che prosa. E sono organizzati in modo da rendere talvolta difficile una loro comprensione. A differenza della Bibbia, infatti, il Corano non segue una cronologia o una narrazione. I suoi 114 capitoli o sure sono organizzati per lo più in base alla loro lunghezza, i più lunghi all'inizio e i più brevi alla fine. È una sorta di quello che oggi, in epoca moderna, si potrebbe definire come un flusso di coscienza. È circondato da un alone di mistero che coinvolge il lettore curioso, il quale, mentre legge il testo, continua a meravigliarsi. Non racconta, per esempio, la storia di Maometto nella storia del mondo. C'è sì un riferimento all'inizio del mondo, alla creazione di Dio, ma non nelle prime pagine del Corano. Si trova più o meno a metà.
I musulmani non considerano il Corano come una storia. Lo considerano il messaggio di Dio alle sue creature, una guida per indirizzare i fedeli sulla retta via. È un libro che detta regole di vita, che indica come determinare la moralità di una persona, come fare esperienza del mondo e come affrontare le lotte e i conflitti che emergono da questa esperienza del mondo. Decifrare il significato del Corano non è impresa semplice. Non esiste un'istituzione religiosa che imponga delle regole. Non c'è la voce di un Vaticano che spieghi ai fedeli come manovrare questo testo complesso. Ognuno dà la propria interpretazione delle sacre scritture. In quanto musulmano, devi credere a ciò che dice il Corano. Ma naturalmente la tua interpretazione del Corano potrebbe essere diversa in base alla persona a cui presti ascolto. Secondo la tradizione musulmana, la rivelazione del Corano ha inizio 1400 anni fa, in un'arida distesa della penisola araba. In questa terra lontana vivevano i beduini, i nomadi del deserto, organizzati in sicuri insediamenti tribali. In mezzo al deserto, circondata da montagne su tutti i lati, si erge la città della Mecca, centro sociale, economico e religioso dell'Arabia Saudita. La Mecca è il luogo di raccolta di molte correnti di pensiero religioso che qui coabitano. In questo periodo alcuni arabi adottano la religione ebraica e quella cristiana. E in tutto il paese si diffondono i racconti e i principi teorici di queste dottrine. La Mecca pre-islamica riuniva ebrei e cristiani. Pertanto c'era questo caos tra i diversi pensieri cristiani e le varie idee sull'ebraismo. Ma il panorama religioso nell'Arabia del VI secolo è dominato da chi crede e venera più divinità. Ogni anno i pellegrini si radunano alla Mecca per pregare alla Kaaba, un altare che è stato trasformato in un pantheon per le loro innumerevoli divinità e per i loro idoli. A metà del VI secolo alla Kaaba sono conservati 360 idoli. Il pellegrinaggio annuale al Tempio porta enormi benefici economici per la tribù che controlla il luogo sacro, i Quraysh. Tutte queste persone che arrivavano dovevano fare qualche offerta. Dovevano pagare una specie di tassa. Insomma, era un affare redditizio. I Quraysh hanno accumulato una gran quantità di ricchezze, ma mentre i capi si arricchiscono, gli abitanti vivono in totale povertà. C'era un problema fondamentale di iniqua distribuzione economica delle ricchezze, di ingiustizia sociale, problemi relativi ai diritti degli orfani, delle donne e dei poveri. Qui, nella città della Mecca, nell'anno 570 d.C., nasce Muhammad ibn Abdullah, conosciuto anche con il nome di Maometto. Un ragazzo povero che da grande diventerà profeta di una delle più importanti religioni del mondo. Per i musulmani è considerato blasfemo mostrare una qualsiasi immagine di Maometto. Si sa poco dei primi anni di vita di Maometto e i racconti che si conoscono sono stati scritti più di 100 anni dopo la sua morte. Queste storie raccontano che quando Maometto aveva 6 anni, i suoi genitori erano già morti. In quanto orfano in questo tipo di società così stratificata, Maometto rientrava nella categoria dei non abbienti. Non faceva parte del gruppo dell'aristocrazia terriera, cioè quella che controllava ogni aspetto dell'organizzazione politica, sociale ed economica della città. Ma Maometto riceve il sostegno di uno zio potente e all'età di 25 anni diventa un commerciante di successo. È a capo di una carovana e gode della reputazione di accorto uomo d'affari. Maometto è anche noto per avere una forte integrità morale e attira l'attenzione di una ricca vedova più vecchia di lui di nome Khadija, che lo assume per gestire la sua attività mercantile. Poco tempo dopo gli chiede di sposarla. Secondo le biografie su Maometto della tradizione musulmana, il futuro profeta ottiene successo finanziario e costruisce un matrimonio felice. Tuttavia, egli lotta ancora per trovare il senso di tutta quella povertà e ingiustizia che vede nel mondo. Io penso al profeta come a una figura di cercatore religioso, una persona che era in sintonia con il concetto di Dio.
e che cercava di sviluppare un senso di spiritualità all'interno della propria vita. Maometto si trova a mettere in dubbio le religioni tribali che venerano molteplici divinità. Molti sostengono che lui stesso avesse fatto parte di un ristretto gruppo di persone che non vedevano di buon occhio il paganesimo prevalente, i rituali, il politeismo che imperversava in Arabia. Infatti, lui si estraniava di tanto in tanto dalla società per meditare sulla realtà e sul senso dell'esistenza umana. È proprio durante uno di questi suoi ritiri in una grotta non lontana dalla Mecca che Maometto ha una visione che cambierà il corso della storia. Secondo la tradizione, la parola di Dio sarebbe stata rivelata in quella grotta, dando avvio a una catena di eventi che hanno contribuito a formare il mondo come lo conosciamo noi oggi. Un giorno imprecisato del 610. Durante uno di questi ritiri in meditazione nella grotta, Maometto sente mancargli il fiato e avverte accanto a sé una presenza divina. Immerso nell'oscurità, come la sensazione di essere afferrato da una mano gigantesca che sta per schiacciarlo. Nella sua mente risuona una voce che gli dice di leggere e leggere ancora. A questo punto la voce, che la tradizione dice essere quella dell'arcangelo Gabriele, gli rivela il primo versetto del Corano e per Maometto è come una liberazione. Capitolo 96, versetto 1. Leggi. In nome del tuo Signore che ha creato l'uomo da un grumo di sangue. Leggi. Che il tuo Signore è il generosissimo, colui che ha insegnato mediante il calamo, che ha insegnato all'uomo quello che non sapeva. La rivelazione nella grotta segna l'inizio di un periodo lungo 22 anni, in cui si dice che Maometto riceva i messaggi divini che costituiranno poi il Corano. La tradizione afferma che talvolta le parole giungono alle sue orecchie suonando come un campanello, altre volte invece accompagnate da attacchi dolorosi che assomigliano a crisi epilettiche. Iniziava ad avere le convulsioni, sudava e fissava un punto lontano. A un osservatore sarebbe sembrato praticamente morto. E quando si riprendeva da questi momenti profetici, riferiva subito le rivelazioni ricevute. Queste rivelazioni sembrano sempre riflettere i bisogni del popolo arabo. I primi versetti sono semplici e concisi. Rappresentano una provocazione nei confronti delle pratiche pagane degli abitanti della Mecca e un invito a venerare un solo Dio. Capitolo 73, versetto 8. Menziona il nome del tuo Signore e consacrati totalmente a Lui. Il Signore dell'Oriente e dell'Occidente. Non c'è Dio all'infuori di Lui. Prendi Lui come protettore. Durante i primi anni di queste rivelazioni, Maometto memorizza i versetti e li condivide solamente con la moglie e gli amici più intimi. Ma col tempo arriva a capire che è stato chiamato perché gli venisse rivelata una profezia e che pertanto ha il dovere di tramandare ad altri le parole sante raccolte nella sua memoria. Finalmente, nell'anno 612, il riluttante profeta si reca al centro della Mecca e inizia a pregare. Fu un richiamo a risvegliarsi, rivolto a tutti quegli abitanti della Mecca che, agli occhi del profeta, non erano più a conoscenza, semmai lo fossero stati in passato, del fatto che esisteva un solo Dio supremo, l'unico Dio che creò tutto e che guida tutto. Il Dio di cui parla Maometto è sì glorioso e misericordioso, ma è anche adirato. Il profeta riferisce agli abitanti della Mecca che arriverà il giorno del giudizio, quando si compiranno le conseguenze delle loro azioni sulla terra. Vedono arrivare quest'uomo e sanno che pratica delle veglie notturne in una grotta. E questi si reca nella piazza del mercato e dichiara: il mondo finirà. Il Dio che ha creato il mondo lo farà anche cessare. E anche voi farete parte della fine del mondo. Beh, questo è un messaggio davvero molto potente. Un messaggio potente, ma non del tutto nuovo. Maometto fa capire che il Corano è la stessa identica rivelazione fatta agli ebrei e ai cristiani secoli prima. Un messaggio di guida divina per il genere umano. Ma ora, per la prima volta, la rivelazione giunge al popolo arabo nella sua lingua.
Secondo i musulmani, uno degli aspetti più sorprendenti del Corano è che Maometto memorizza le rivelazioni così come gli giungono e poi le recita parola per parola ai suoi discepoli. Anche se all'epoca esiste una forma scritta di lingua araba, pochi sono in grado di leggerla o scriverla, e Maometto non fa eccezione. La religione islamica ritiene che Maometto fosse un analfabeta. Questo implica da un lato che non poteva essere stato lui a trascrivere le rivelazioni e dall'altro fa emergere l'interrogativo. Come hanno fatto queste rivelazioni a conservarsi? Il ristretto gruppo di discepoli di Maometto è pronto a impegnarsi al fine di memorizzare ogni nuova rivelazione, aggiungendola versetto dopo versetto a una raccolta del Corano già esistente nelle loro menti. Vista la cultura nella quale vivono, una tale abilità mnemonica non deve sorprendere. Le società di cui noi stiamo parlando hanno una cultura di tipo orale. Quindi, in un certo senso, la cultura orale in cui viveva Maometto permetteva alle persone di ascoltare qualcosa anche una o due volte per memorizzarla e poi essere in grado di ripeterla parola per parola. Mentre il catalogo delle rivelazioni aumenta, Maometto continua a predicare per le strade della Mecca, conquistando un piccolo gruppo di convertiti. I suoi discepoli iniziano ad essere chiamati musulmani, che significa coloro che si sottomettono alla volontà di Dio. Il messaggio di Maometto attrae soprattutto i poveri e i diseredati della città, che negli appelli alla giustizia sociale contenuti nei versetti sentono un richiamo alle loro stesse esistenze. Gli schiavi devono essere resi liberi, i ricchi e i potenti devono fare la carità ai bisognosi. Alcuni di quelli che si convertono al messaggio del Corano, poi, sono affascinati dalla bellezza della lingua stessa, che considerano perfetta e la prova dell'esistenza di Dio. Quando ai musulmani viene chiesto, d'accordo, allora che prove avete che si tratti di una rivelazione divina? I musulmani rispondono, lo fanno da più di 1000 anni ormai, che la prova è il Corano stesso. È quello il miracolo, che un analfabeta in mezzo al deserto, in mezzo al nulla, all'improvviso produce questo documento potente e magnifico. Ma non tutti sono incantati da quello che predica Maometto. Il suo messaggio provocatorio, che rifiuta di riconoscere la divinità degli idoli conservati alla Kaaba, fa infuriare la tribù dominante dei Quraysh, che sente minacciata la propria posizione. Se non serve collocare nulla tra l'uomo e Dio, allora non c'è ragione per gli idoli di esistere. E se gli idoli sono inutili, allora anche la Kaaba è inutile. E se la Kaaba non ha più valore, allora non ha nemmeno più senso l'influenza della Mecca come capitale sociale ed economica della penisola araba. Quindi, il conflitto che i Quraysh avevano con Maometto e le sue rivelazioni non era di natura teologica, ma era di tipo economico. Era un conflitto politico. La tribù dei Quraysh e la maggioranza degli abitanti della Mecca non tollerano i pochi discepoli di Maometto. I musulmani vengono brutalmente perseguitati. Alcuni vengono picchiati per le strade, altri vengono torturati. Per 9 anni i nuovi musulmani sopportano gli abusi senza che venga mai meno la loro fede nel principio «Non c'è altro Dio all'infuori di Allah». Lo stesso Maometto è protetto dalla ricca moglie e dallo zio potente. Ma quando questi muoiono, il profeta e i suoi discepoli capiscono che non hanno altra scelta se non quella di fuggire dalla Mecca. Il tessuto sociale si era talmente lacerato che sentì di non essere più in grado, fisicamente, di continuare la propria missione alla Mecca e che avrebbe dovuto iniziare a cercare una sorta di base operativa alternativa. Nell'anno 622, la fortuna volge dalla parte di Maometto, il quale viene invitato da alcune persone che abitano fuori città. Un gruppo di abitanti di un'oasi vicina arrivò alla Mecca in cerca di qualcuno che potesse risolvere la disputa che stavano vivendo. Maometto, in quanto profeta, era ritenuto l'uomo ideale per un simile lavoro, tanto che decisero di portare con sé non solo lui e la sua famiglia, ma anche un intero gruppo di musulmani. Poco a poco, di nascosto, la piccola comunità di musulmani si dirige a nord, percorrendo 400 chilometri fino a Yathrib, una città che da questo momento in poi sarà chiamata Medina, la città del profeta.
Nella nuova città, Maometto guadagna anche una nuova posizione sociale. Mentre finora era semplicemente un profeta che lasciava fluire attraverso di sé le parole di Dio, a Medina diventa un leader. La comunità dei musulmani lo segue come un capo, ma viene visto come un'autorità anche dall'intera oasi di Medina. A Medina il profeta continua ad offrire ai suoi discepoli delle rivelazioni, ma la natura di questi nuovi messaggi è notevolmente diversa. Secondo i musulmani, i versetti ora riflettono la posizione autoritaria di Maometto e aggiungono un nuovo elemento al messaggio, una guida pratica per creare e governare una società. I versetti riguardano fondamentalmente una società che ha bisogno di una norma. La cosa più sorprendente del periodo passato a Medina è il diritto. Infatti, tutta la parte legislativa contenuta nel Corano deriva dal periodo trascorso a Medina. Le rivelazioni che la tradizione associa a Medina costituiscono il fondamento della legge islamica. Includono regole che riguardano quasi ogni aspetto della vita, dal divieto del consumo di alcol al permesso per le madri di allattare fino ai 2 anni di vita del bambino. I versetti forniscono le direttive per l'eredità, concedono nuovi diritti ai diseredati come orfani e schiavi e impongono nuove regole che elevano la condizione delle donne nella società. Ma il significato di alcune di queste leggi non è sempre chiaro e molte vengono dibattute ancora oggi. Un primo esempio. Il Corano ammette la poligamia? Capitolo 4, versetto 3. Sposate 2 o 3 o 4 tra le donne che vi piacciono, ma se temete di essere ingiusti, allora sia una sola. A un primo sguardo questo versetto sembra chiaro, ma gli studiosi fanno notare che questi versetti possono essere interpretati in diversi modi. Alcuni dicono significa che si possono avere anche 4 mogli, altri che se ne possa avere solo una perché è impossibile trattare allo stesso modo 2 persone. Altri ancora ritengono che si riferisca a una situazione molto specifica, quando cioè c'erano molte ragazze orfane disponibili ed era necessario che qualcuno se ne prendesse cura. Quindi è chiaro che non è sempre semplice estrapolare dal testo quali siano le implicazioni per la nostra o un'altra epoca. Ispirata dal messaggio del Corano e dall'autorità di Maometto, l'intera città di Medina si converte all'Islam. Le leggi tramandate nei versetti del Corano diventano le leggi della città. Nell'anno 622, gli abitanti della Mecca dichiarano guerra a Maometto e ai suoi discepoli. Secondo i musulmani, il Corano dà loro delle leggi proprio quando la comunità necessita di ordine. Infatti ora la rivelazione dà loro una direttiva per difendersi dagli aggressori. Il Corano dice: uccidete gli infedeli ovunque li troviate, ma questo è all'interno di un contesto in cui i musulmani sono sotto assedio, hanno dei nemici. E il Corano dice: sì, combattete i vostri nemici, avete il diritto di combattere i nemici di Dio. Ma il Corano dice anche: quando il nemico cessa di essere una minaccia, quando cessa di combattere, allora ricordatevi che Dio è misericordioso, ricordatevi che la guerra non è la prima strada da intraprendere. Stimolati dalle rivelazioni, i musulmani passano 8 anni a combattere in tutta la penisola arabica contro gli abitanti della Mecca. Poi, nell'anno 630, i musulmani sferrano un attacco, guidando un esercito di 10.000 uomini verso la Mecca. La città si arrende. Secondo la tradizione, fedele alle istruzioni del Corano, Maometto è misericordioso anche nella vittoria e concede la grazia a tutti i cittadini. Una volta sconfitti, molti abitanti della Mecca si convertono all'Islam e agli insegnamenti del Corano. Ma la missione di Maometto non è ancora finita. Dal giorno in cui aveva ricevuto la prima rivelazione del Corano, nel 610, al giorno in cui scappò a Medina 12 anni più tardi, Maometto ha sempre condannato pubblicamente le pratiche pagane e gli idoli venerati nel Tempio della Kaaba. Non c'è Dio all'infuori di Allah, recitava ripetutamente, citando uno dei principi fondamentali del Corano. Ora Maometto entra nella Kaaba e distrugge tutte le sue divinità, proclamandolo un santuario dedicato alla venerazione dell'unico e solo Dio.
Maometto aveva raggiunto quello che si era immaginato essere il suo obiettivo e sentiva di aver fatto ciò che Dio voleva che lui facesse. Nel 632, dopo solo 2 anni dal rientro nel suo luogo natale, Maometto muore all'età di 62 anni. Con l'esalazione del suo ultimo respiro, il Corano è completo. Ma non esiste ancora in una forma scritta, fisica. Esiste solamente nella memoria della comunità. Il messaggero è morto. Ora inizia la lotta dei discepoli per far continuare a vivere il suo messaggio. Dopo la morte del profeta ha inizio il grande scisma dell'Islam, la divisione tra sciiti e sunniti. Tutto comincia con la disputa su chi debba essere il successore di Maometto. Gli sciiti, che sono la minoranza dei musulmani nel mondo, circa il 10%, discendono dal partito Shia, che era il partito fondato da Ali, cugino e genero di Maometto, il quale sosteneva e si faceva portatore dei diritti ereditari, nel senso la discendenza diretta da Maometto era quella che era intitolata a diffondere poi anche il messaggio religioso dell'Islam. Dall'altra parte invece c'era il califfato, ossia quelli che erano i signori del tempo, per cui non era necessario essere direttamente imparentati con il profeta, ma anche semplicemente aver condiviso con lui e farsi poi tramandatori della tradizione. Tant'è vero che la tradizione in arabo si dice sunna e sunniti deriva da sunna, cioè coloro che tramandano la tradizione del profeta anche senza esserne direttamente imparentati. Ali visse tra il 600 e il 661 d.C., ma è con suo figlio Hussein che avviene il vero e proprio scisma. Infatti Hussein con la sua famiglia fu massacrato dall'esercito del califfato nel 680 d.C. nella piana di Kerbala, a 160 km a sud di Baghdad, e proprio il suo sacrificio, quindi la sua morte, è quello che viene ricordato tutti gli anni dagli sciiti di tutto il mondo con la festa dell'Ashura, che in arabo significa 10 ed è il 10° giorno del calendario lunare, ed è quella festa, diciamo, quella celebrazione che noi vediamo tutti gli anni con queste grandi processioni di flagellanti che si picchiano con coltelli e bastoni. Oggi, 1400 anni dopo quei fatti, il conflitto ha un nuovo martire. Anche lui si chiama Hussein, ma non è l'Hussein sciita figlio di Ali. È Saddam Hussein, l'ex rais sunnita dell'Iraq. La sua esecuzione ha riproposto con forza il conflitto tra sciiti e sunniti e ormai siamo alla guerra civile. Secoli fa, subito dopo la scomparsa di Maometto, oltre al problema della successione spirituale e politica, ci fu un'altra emergenza: come conservare la memoria del Corano, fino ad allora tramandato solo per via orale. Il profeta aveva predicato su tutto, dalla religione al diritto alla moralità. E la comunità musulmana, appena formatasi, cerca di vivere secondo i suoi dettami. Ma dopo la sua morte, avvenuta nel 632, i musulmani si trovano a dover affrontare una sfida difficile: come conservare il Corano, che per ora è solamente una sacra scrittura in forma orale. Quando il profeta era ancora in vita, il Corano non venne mai trascritto. Non fu mai nemmeno considerato un vero testo codificato. Ricordiamo che il Corano fu rivelato per gradi e che fu rivelato sempre secondo quelle che erano le necessità della comunità musulmana che si stava sviluppando in quel periodo. Il Corano finì proprio con l'ultimo respiro del profeta. Ma ora chi vive sotto i dettami del Corano riconosce la necessità di trascrivere le sue parole su carta e creare un vero e proprio testo. La gente capì che la prima generazione che aveva imparato a memoria tutto il Corano stava pian piano morendo. Pertanto stavano perdendo il rapporto diretto con la rivelazione del profeta. La tradizione racconta che nel 651 Uthman, terzo califfo, ovvero leader politico dei musulmani, nomina una commissione incaricata di redigere il Corano. Alla commissione viene ordinato di raccogliere e verificare la validità dei versetti, alcuni dei quali erano stati trascritti quando il profeta era ancora in vita, ma che erano disseminati all'interno della comunità.
Ci dicono che le fonti per la compilazione erano testi scritti su schegge d'osso o su frammenti di pergamena, ma si basavano anche sulla memoria degli uomini, sui loro ricordi della recitazione del Corano. I versetti devono rispettare rigidi criteri. Due testimoni oculari devono dimostrare che ogni versetto sia stato registrato alla presenza del profeta e ogni versetto deve essere confrontato con i ricordi dei discepoli che hanno imparato tutto il Corano a memoria. Il testo così approvato viene riunito in un volume singolo, del quale vengono fatte delle copie, spedite poi alle città della regione. Uthman ordina poi che tutte le altre versioni scritte dei versetti vengano distrutte. I musulmani credono che il testo di Uthman, completato 20 anni dopo la morte del profeta, conservi perfettamente le rivelazioni di Dio così come predicate da Maometto e che il Corano di oggi sia rimasto inalterato rispetto a quello rivelato al profeta. Per i musulmani questo è molto importante, perché significa che il loro testo sacro, che costituisce la base della Umma, della comunità, è assolutamente autentico. È proprio questa autenticità, sostengono i musulmani, a distinguere il Corano dalle sacre scritture cristiane ed ebraiche. Maometto dichiarava che il messaggio ricevuto da Dio era lo stesso messaggio predicato da Mosè e da Gesù. Ma secondo la tradizione musulmana, quando le rivelazioni, che divennero poi le basi dell'ebraismo e del cristianesimo, furono trascritte nel Vecchio e nel Nuovo Testamento, parti di esse vennero alterate. I musulmani ritengono che la rivelazione originale a Mosè e a Gesù finì per essere distorta negli anni, cosicché nel Vecchio e nel Nuovo Testamento troviamo rivelazioni originali unite a distorsioni, cioè cambiamenti che avvennero a causa di situazioni storiche, religiose e politiche del tempo. Capitolo 3, versetto 78. Ci sono alcuni di loro che distorcono la scrittura con la lingua per farvi credere che ciò è parte della scrittura, mentre le è estraneo. E dicono, proviene da Allah, mentre invece non proviene da Allah. E consapevolmente dicono menzogne contro Allah. Il Corano sostiene di confermare, da un lato, le sacre scritture in modo molto chiaro, e dall'altro afferma di correggere certi aspetti o certe idee espresse nelle sacre scritture ebraiche e anche cristiane. I musulmani ritengono che il Corano rettifichi gli errori in quei testi sacri, tra cui alcuni degli insegnamenti fondamentali di quelle religioni. Per esempio, l'interpretazione cristiana della figura di Cristo. Il Corano afferma che Gesù era un profeta, che nacque da una vergine e che faceva miracoli, come curare i ciechi e i lebbrosi. Ma il Corano nega che Gesù fosse il figlio di Dio. Il pensiero di Gesù come figlio di Dio viene certamente interpretato nel contesto islamico con il significato che egli fosse divino. E questo, da un punto di vista musulmano, suggerisce che i cristiani siano fedeli in realtà a due divinità distinte, mentre i musulmani ritengono che ci possa essere un solo Dio. Il Corano contesta anche la storia biblica della crocifissione di Gesù, affermando che Gesù non morì in croce, ma che Dio lo fece ascendere al cielo e che i suoi presunti carnefici crocifissero per errore un altro uomo che assomigliava molto a Gesù. Capitolo 4, versetto 157. Non l'hanno né ucciso né crocifisso, ma così parve loro. Per certo non lo hanno ucciso, ma Allah lo ha elevato fino a sé. L'idea cristiana che Gesù morì per i peccati dell'umanità è un concetto in disaccordo con il messaggio del Corano, secondo cui ogni anima è responsabile delle proprie azioni. La morte e la risurrezione come atto di redenzione non funzionano per l'Islam. Non ci può essere l'idea di qualcuno che redime qualcun altro dai suoi peccati. I musulmani credono che proprio a causa delle distorsioni presenti nella Bibbia, Dio ritenne necessario rivelare ancora la sua parola per l'ultima volta. Per l'Islam, il Corano trasmesso a Maometto e poi conservato da Uthman è l'unica vera rivelazione divina.
Il Corano è considerato quale ultima rivelazione, integra e non alterata, e Maometto è visto come il più recente nonché ultimo profeta di Dio. I musulmani hanno lottato 1400 anni per seguire quella rivelazione, ma l'interpretazione del testo è complessa e controversa, e loro ritengono che una corretta interpretazione sia l'unica speranza di salvezza quando, come predetto nelle pagine del Corano, arriverà l'Apocalisse. Capitolo 81, versetto 1. Quando sarà oscurato il sole e spente le stelle e messe in marcia le montagne e ribollenti i mari e divise in gruppi le anime e scorticato il cielo e attizzata alla fornace, allora ogni anima conoscerà quel che avrà prodotto. Tale sarà la scena, afferma il Corano, quando Dio farà finire il mondo. Anche se il Corano è un testo sacro misterioso e complesso da interpretare, almeno uno dei suoi messaggi è innegabilmente chiaro. Versetto dopo versetto, il Corano avverte di un'apocalisse inevitabile, il giorno del giudizio universale, quando le montagne si sgretoleranno e i feti animali cadranno dai grembi materni. Musulmani, l'unico modo certo per ottenere la salvezza nel giorno del giudizio universale è seguire il Corano. Ma l'esatta interpretazione del significato del testo sacro scatena dispute e controversie da secoli, in parte perché l'Islam non ha un'unica autorità religiosa. L'Islam non ha una struttura gerarchica, non c'è una chiesa come nel cristianesimo. Perciò la gente ha una certa libertà nell'accettare o meno una determinata opinione. A rendere le cose ancora più difficili è questo apparente paradosso. Se Dio voleva rivelare il suo messaggio, allora perché le sacre scritture a volte sono così ermetiche? Capitolo 3, versetto 7. È Lui che ha fatto scendere il libro su di te. Esso contiene versetti espliciti e altri che si prestano ad interpretazioni diverse. Solo Allah ne conosce il significato. La maggior parte dei musulmani crede che l'unico vero interprete del Corano fosse Maometto. In quanto messaggero scelto da Dio, si riteneva che comprendesse tutte le rivelazioni, sia i versetti concisi e diretti, sia quelli non proprio espliciti. Così, lungo l'intera storia dell'Islam, i musulmani si sono rivolti ai racconti sulla vita di Maometto, alle sue massime e alle sue azioni, per comprendere meglio il Corano. La comunità musulmana sostiene che tutto ciò che Maometto disse e fece è una perfetta manifestazione della volontà di Dio e che anche la sua vita fosse una rivelazione quanto la rivelazione del Corano stesso. Ma lo studio della vita di Maometto non ha spiegato del tutto la parola eterna di Dio. Da secoli diversi ordini e scuole musulmane si scontrano su interpretazioni contrastanti. Alcuni utilizzano la propria interpretazione del testo per cercare di giustificare l'uccisione di altri musulmani che, secondo loro, si sono allontanati dalla fede. Il Corano è un documento piuttosto elastico. In esso si possono trovare cose che giustificano una fazione o l'altra. Ma sapete com'è? La gente lo fa spesso anche citando Lincoln o Washington o Jefferson. Trovi ciò che cerchi, e lo stesso accade con il Corano. Il Corano deve essere compreso nel contesto indicato una volta da un grande studioso dell'Islam. Esso è un oceano. L'oceano è una creatura immensa e misteriosa. Da secoli i musulmani scoprono in questo oceano la forza ispiratrice dell'amore e della paura, del sapere e del diritto, del misticismo e dei cerimoniali. La loro fede nel Corano ha cambiato la storia. Come per tutte le religioni, il testo sacro può infiammare di passione, scatenando il lato peggiore di coloro che affermano di vivere secondo il suo messaggio, oppure può avvicinare sempre di più l'umanità al divino.
dibattito su quanto il Corano inciti alla violenza è sempre molto vivo. Ci sono dei passaggi molto espliciti. Questo, ad esempio, è il capitolo 58, versetto 5. Coloro che si oppongono ad Allah e al suo inviato saranno ridotti in polvere, come lo furono coloro che lo precedettero. D'altra parte, non bisogna dimenticare che anche nell'Antico Testamento la violenza è ben presente, come quando, ad esempio, Mosè ordina ai Leviti di passare a fil di spada 3.000 adoratori del vitello d'oro e non dimostra alcuna pietà per le genti di Madian. Devono morire tutti, donne e bambini compresi. È chiaro che la Bibbia e il Corano, composti all'interno di società arcaiche e dure, se presi alla lettera possono fomentare la violenza. Ma è anche vero che i cristiani usarono spesso, durante le loro guerre di conquista, il Vangelo per giustificare la loro violenza. D'altra parte, la Bibbia dice anche «ama il prossimo tuo come te stesso» e nel Nuovo Testamento il messaggio d'amore è ovunque. Allo stesso modo nel Corano si dice «aiutatevi l'un l'altro in carità e in pietà e non sostenetevi nel peccato e nella trasgressione». Queste contraddizioni sono, sotto molti punti di vista, il prodotto di oltre 1400 anni di civiltà e di battaglie. Secondo la tradizione musulmana, nell'anno 610 d.C., nella città di La Mecca, nella penisola araba, Muhammad ibn Abdullah, noto anche come Maometto, viene chiamato da Dio alla profezia. Le rivelazioni che Maometto riceve verranno poi raccolte in quello che conosciamo come il Corano. Molte di queste rivelazioni prevedono una società più giusta ed equa e hanno una portata rivoluzionaria. Quando Maometto inizia a predicare, questi messaggi incantano i cuori e le menti di molte persone che da lunghe generazioni soffrono ingiustizie ed oppressioni. Dobbiamo prenderci cura dei poveri, dobbiamo prenderci cura dei bisognosi, dobbiamo prenderci cura di chi è diventato povero, di chi è privato di ogni diritto o potere. È questo il vero senso della giustizia sociale islamica. Quello che è un insieme di tribù belligeranti, ognuna con il proprio ordine di dei, viene presto unificato da Maometto in nome della religione islamica. Nel giro di pochi decenni, il messaggio del Corano si diffonde nell'intera penisola. Nel giro di 50 anni, quella che era iniziata come una piccola comunità religiosa concentrata alla Mecca e a Medina, aveva completamente assorbito la maggior parte del subcontinente indiano. Aveva incorporato quasi tutto il Nord Africa e aveva spinto l'impero cristiano sempre più verso l'interno dell'Europa, riducendolo a poco più che una semplice potenza regionale. Il Corano avrebbe ispirato una lunga serie di imperi. Uno dei primi è l'impero degli Abbasidi, che avrà il suo centro a Baghdad. Fondato nel 750 d.C., l'impero degli Abbasidi segna l'inizio dell'età d'oro dell'Islam, una civiltà che affonda le sue radici sui dettami del Corano. Uno dei pilastri di questa civiltà è un concetto ripetutamente sottolineato in tutto il testo sacro, quello di ilm, o conoscenza. La parola ilm, o conoscenza, è ripetuta nel Corano più di qualsiasi altra parola, fatta eccezione per la parola Dio o Allah. Dio mette in rilievo la conoscenza perché è quella che ci rende esseri umani. È l'ilm, sostengono molti esperti, ad aver ispirato i sovrani dell'impero e ad averli aiutati a far prosperare quelle civiltà. Il Corano è come il seme che germogliò e ispirò questi uomini assopiti da rabbia a diventare curiosi di tutto, a esplorare qualsiasi cosa. L'impero degli Abbasidi raggiunge livelli altissimi e senza precedenti nel campo della scienza, della matematica e della tecnologia. I dotti dell'impero raccolgono molti testi greci antichi che altrimenti andrebbero perduti e poi li restituiscono agli europei. Questa fu un'epoca in cui le grandi opere della letteratura, le grandi opere della filosofia, in particolare quelle di Aristotele, vennero conservate non in greco, ma in arabo. Questi testi, che costituiranno poi la base della civiltà occidentale, non vennero tradotti dal greco al latino, ma dall'arabo al latino. Il Corano funge da fonte ispiratrice anche per l'arte e la cultura. Nell'arte islamica, per esempio, si vede quale enorme importanza venga attribuita alla calligrafia,
alla bella scrittura dell'alfabeto arabo, soprattutto quando si tratta dei versetti del Corano. I versetti coranici, usati come decorazione, diventano infatti quasi simbolici dell'arte islamica. Durante l'impero degli Abbasidi si diffonde la parola del Corano e già milioni di persone vivono secondo i suoi dettami. Uno di questi pone al centro un termine che appare solo poche volte nelle pagine del Corano, ma è una delle parole più controverse e male interpretate. Jihad. Il significato di base della parola jihad è quello di sforzo per essere un buon musulmano, sforzo per vivere secondo i dettami dell'Islam. Questo è il significato originario di jihad. Jihad si traduce con sforzo. Il termine è caratterizzato da due forme distinte, il jihad minore e quello maggiore. Il jihad maggiore, un'espressione usata per la prima volta da Maometto stesso, si riferisce allo sforzo interiore per migliorare la propria anima e diventare un essere umano migliore agli occhi di Dio. La tradizione islamica attribuisce più importanza al jihad maggiore, ma a livello storico è il jihad minore ad aver ricevuto più attenzione e a far scatenare la polemica. La forma minore di jihad è il jihad fisico. Se vieni aggredito, la tua famiglia, tua moglie e i tuoi figli vengono aggrediti. Allora devi opporti e combattere. Capitolo 22, versetto 39. A coloro che sono stati aggrediti è data l'autorizzazione di difendersi, perché certamente sono stati oppressi e Allah ha la potenza di soccorrerli. Se l'Islam o la comunità sono poste sotto assedio, un buon musulmano ha il diritto, anzi l'obbligo, di difendere la propria fede, la comunità e se stesso. Il concetto di jihad come lotta assumerà presto un nuovo significato per coloro che vivono secondo i dettami del Corano. All'apice del califfato abbaside, l'esercito dell'Europa cristiana giunge ai confini dell'impero. Ha così inizio una lunga serie di battaglie per la conquista della città santa di Gerusalemme, le crociate. Nel X e XI secolo, due testi sacri fungono da guide spirituali per milioni di persone, dalla Spagna all'India. La Bibbia e il Corano. Ispirati dal Corano, i capi musulmani governano vasti imperi, grandissime città ricche di benessere e cultura, centri di sapere e arte. Mentre l'Europa cristiana sta vivendo una fase di declino, nota come l'età buia. Questi due mondi stanno per entrare in sanguinoso conflitto in uno dei luoghi più sacri del pianeta. Gerusalemme, una città santa per cristiani, ebrei e musulmani. Accanto alla Mecca e a Medina, la terza città santa dell'Islam è Gerusalemme. Qui la cupola della roccia segna il luogo dove, secondo la tradizione, Maometto ascese al cielo. Dopo la morte del profeta nel 632 d.C., Gerusalemme viene governata per molti secoli dagli arabi musulmani che hanno diffuso il messaggio del Corano in tutta la regione. Poi, verso la fine dell'XI secolo, i musulmani turchi assumono il controllo della città. I turchi non sono arabi. Sono un'etnia distinta, diversa, ma sono sempre musulmani. Si spostarono verso sud attraverso la Siria e nel 1077 conquistarono Gerusalemme sconfiggendo gli arabi. L'impero turco si sta espandendo anche a ovest e diventa presto una grave minaccia per l'Europa cristiana. La chiesa di Bisanzio, che si trova ai margini dell'impero, è la prima a subire la loro pressione. Nel 1095, Bisanzio chiede urgentemente aiuto agli amici cristiani a Roma. L'imperatore bizantino invia un messaggio al Papa in Europa, dicendogli che ha bisogno di aiuto per difendere i suoi confini dalle incursioni dei turchi, che si stanno avvicinando sempre più a Costantinopoli, la capitale. Papa Urbano II accetta di inviare un aiuto militare e incita i potenti cavalieri d'Europa a imbracciare le armi e combattere. Per motivarli,
definisce il conflitto come una lotta tra le varie religioni e i loro testi sacri. Papa Urbano unisce a questo l'appello non solo a cacciare i turchi dall'Asia Minore, ma ad andare oltre e cacciare i turchi da tutte le regioni che avevano conquistato, compresa la Siria, e ancora più importante, a cacciarli da Gerusalemme. Nel 1096 si muove la prima crociata. Più di 50.000 contadini cristiani e circa 7.000 cavalieri partono dall'Europa in marcia verso la Terra Santa. Dopo un faticosissimo viaggio durato 3 anni, raggiungono finalmente le colline che sovrastano Gerusalemme e assediano la città. L'assedio dura 1 mese, durante il quale muoiono più di 1.000 crociati, in battaglia o in seguito a malattie. Poi, il 15 luglio 1099, i cristiani sfondano le mura che circondano Gerusalemme e si riversano per le strade della città. Non correva certo buon sangue tra le due fazioni. I crociati avevano viaggiato 3 anni per raggiungere questo posto ed erano rimasti per molte settimane fuori dalle porte di Gerusalemme temendo di morire. Alla fine entrarono e ci fu un saccheggio violento della città. I crociati si comportarono in modo incredibilmente sanguinario. Entrambe le storiografie non hanno alcun dubbio a questo proposito. Il ricordo della brutalità dei crociati è ancora vivo oggi nelle menti dei musulmani. Sulla scia di quella che si rivela una sconfitta devastante, molti si rivolgono al Corano in cerca di risposte. Immediatamente dopo lo svolgersi della prima crociata, gli studiosi del Corano si riunirono e durante le letture del testo sacro continuarono a ripetere a se stessi: dove abbiamo sbagliato? Perché abbiamo suscitato l'ira di Allah? Quando i musulmani cercano di capire in che modo abbiano potuto perdere una delle loro città sante e come possono fare per riconquistarla, trovano la risposta in uno dei concetti chiave del Corano. Si rivolgono al jihad o lotta e pongono le basi per la loro personale guerra santa. Fino a quel momento, l'Islam non aveva avuto niente di paragonabile al concetto di guerra santa. Ma